Il tema della trasformazione digitale in banca in Italia è destinato a farsi sentire moltissimo nei prossimi mesi. Su questo credo che siamo in ritardo, avremmo dovuto muoverci prima e accelerare i cambiamenti. Oggi il sistema di distribuzione del prodotto bancario è fatto tramite lo sportello bancario tradizionale. Ce ne sono assolutamente troppi, sono più di 30.000 sportelli in Italia. E credo che quando il Presidente del Consiglio Renzi diceva che potrebbe essere che di qui a breve gli addetti delle banche saranno non più 325.000 ma 150-200.000, pensasse proprio a questo, agli sportelli che non servono già ora più. Tutto quello che si fa allo sportello, quasi tutto quello che si fa allo sportello si può fare usando il digitale. Non prendere in considerazione questa trasformazione e farsi male molte volte, far male ai bilanci delle banche che evidentemente ne escono penalizzati perché non si guadagna lavorando con gli sportelli, far male agli addetti che lavorano in quegli sportelli perché li lasci lì a continuare a fare un mestiere che serve sempre meno, tra un poco non servirà proprio più per niente, e significa far male anche all'economia reale perché significa offrire un prodotto che la gente non vuole più e che tu chiami la gente a pagare per avere. Quindi questo punto della trasformazione digitale in banca secondo me sarà la chiave di volta di un pezzo importante della ripresa economica italiana per i prossimi anni.